Chi c'è là? Ehi, laggiù, qualcosa non va? Mia moglie ed io l'abbiamo trovato che era già morto, a faccia in giù. E allora che avete fatto? Io sono corso a cercare il dottor Mortimer. Era a cena con Miss Stapleton e suo fratello. Molto bene, Barrymore, è tutto. Grazie, sir. Dottor Mortimer, vuole dirci cosa ha provocato la morte di Sir Charles? Infarto, signore. Ultimamente Sir Charles era profondamente angosciato. È così. Qualcosa lo turbava molto. Le ha mai detto la causa di questa angoscia così profonda? Ecco, vede, beh, io... No. Ma parli delle impronte, Mortimer. Come se fosse arrivato a casa in punta di piedi. Le ho esaminate io stesso e come uomo di scienza io le dico... Più esatto dire... Come se stesse scappando. Scappando? E scappando da che? Vi prego, signori, uno alla volta. Ma si decida a dire la verità e tutto quello che Basta, sa... Basta, Mr. Franklin. Lei ha giurato che non era sul posto e che non sa nulla del fatto. Ma io insisto che è stato ucciso, assassinato! Si vedrà, signore, si vedrà. C'erano segni di violenza sul corpo, dottor Mortimer? No. Quindi per lei la causa della morte di Sir Charles rimane la crisi cardiaca. Esattamente, infarto, signore. Bene, signori, infarto è il verdetto di questa corte. Non è così! Sir Charles è stato ucciso! C'è più di una persona qui che sa che io dico la verità! Baskerville è in arrivo dal Canada per ereditare titolo e proprietà. La morte di Sir Charles continua a rimanere un mistero. Non capisco perché vuoi tutti questi ritagli sul giovane Baskerville. Sai, Watson, penso che Sir Henry non sia destinato a rimanere a lungo su questa terra. Cosa? Io ritengo che vorranno ucciderlo. Perché? Sarà interessante controllare le mie deduzioni. Oh, Mr. Holmes, mentre lei era fuori, un signore ha lasciato questo. Le ha detto di darlo a me? Oh, no, sicuramente l'avrà dimenticato qui. Il dottor Mortimer. Non mi ha detto il suo nome. È scritto qui, sul bastone. Davvero? Non l'ho notato. Conosce un qualche dottor Mortimer? No. Che voleva? Non me l'ha detto. Su, comincia, Watson. Io? E che c'entro io? Quel tizio è venuto per te? Sì, ma che specie di tipo è? Tu dovresti sapermelo dire, osservando questo con il nostro solito metodo di deduzione. Bene. Direi che questo dottor Mortimer ha successo. È stimato. Bravo, eccellente. Fa molte visite a piedi e bello vedo da questo che ha il puntale tutto consumato. È molto giusto. E adesso passiamo alla scritta. Dai suoi amici del CCH. CCH. Oh, forse un circolo di cacciatori. Davvero, Watson, sei proprio in gamba. Che cosa mi è sfuggito? Quasi nulla, amico mio. Eh? Trattandosi di un medico, io penso che il regalo gli venga dal suo ambiente, che quindi CCH sta per ospedale, e cioè il Charing Cross Hospital. È la più ovvia delle deduzioni. Come sempre, hai ragione. Inoltre direi che il dottor Mortimer era o è proprietario di un grosso cane. Spiegami perché. Ma è semplice, guarda tu stesso. Vedi? Tracce di denti. E sono denti di un cane molto grosso. E se non mi sbaglio, il dottor Mortimer tra poco sarà qui di nuovo. Sciocchezze, Holmes, sciocchezze! Questo il bastone non può dirlo. Ma è chiaro! Mortimer l'ha dimenticato qui e verrà quindi a cercarlo. Il dottor Mortimer, signore. Mr. Holmes? Sì, avanti, dottore. Mi sono preso la libertà di ecco venire... Ecco il suo bastone. Oh, sì, certo. La ringrazio. È un regalo, vedo. Sì, del Charing Cross Hospital. Oh. Un mio amico, il dottor Watson. Molto lieto. È piacere mio. Mr. Holmes, lei è l'unico in grado di aiutarmi. Ma non vuole sedersi. Grazie. Un mio amico è in grave pericolo.
Può dirmi il nome? Sir Henry Baskerville, erede del casato dei Baskerville. Temo molto per lui. Io penso a un pericolo di morte. Cosa glielo fa pensare? È difficile dare corpo alle tante ombre del passato, ma da qualche secolo gli eredi dei Baskerville muoiono quasi tutti di morte violenta. Ma se ben ricordo, Sir Charles è morto a causa di un infarto. In apparenza. Questo fu il verdetto del coroner che io, medico del defunto, ho suggerito, ma c'è stato un fatto che io ho nascosto alla polizia e a chiunque. Quale? A pochissima distanza da dove Sir Charles è morto, c'erano delle impronte. Di uomo o di donna? Mr. Holmes, erano le impronte di un cane gigantesco. Davvero? E perché l'ha taciuto? Chi mi avrebbe creduto? Nella notte è piovuto e la mattina tutte le tracce erano sparite, ma io le ho viste. Com'è vero che adesso vedo lei. E inoltre, qualche giorno fa, come esecutore testamentario, ho trovato questo antico documento. Leggenda del cane dei Baskerville. Lasci che legga io, Mr. Holmes. È abbastanza breve. Non l'annoierà, lo prometto. Sì, prego, legga. Durante la rivolta, quella del 1650, Baskerville era dominio di Sir Hugo, un uomo terribile e volgare. Hugo depredò il suo confinante Michael Mass del terreno, della casa e della figlia. La giovane venne rinchiusa nella torre più alta e mentre Hugo e i suoi amici gozzovigliavano, come erano soliti fare... Una giovane più incantevole non l'ho mai vista, ve lo giuro. Ha le guance vellutate e le forme stupendamente tonde. Avanti, continua. E dove ero rimasto? Alle sue forme tonde. Sì, già. Smetti di piangere, l'ho detto. Ugo, non ti farà niente. Poi l'ho gettata sulla mia sella. L'ho coperta col mantello e via come il vento. L'hai portata qui? Al castello? Dove ora? Va a prenderla, Ugo. È impossibile, vero, Ugo? Come può prenderla se non è qui? Non è qui, eh? Venite, ve la mostrerò. Sono proprio curioso. E tu... È bella, sì? Vediamo. Possiamo entrare, dolcezza mia? Vogliamo ammirare le tue grazie e poi il tuo... Ma non c'è nessuno qui. È scappata. Toglietevi dai piedi. Ugo, ma è da Ugo! Aspetta! Tim! Danny! Ecco, chi è stato? È scappata, bestia! Vuoi non stare lì impalato, prendimi il cavallo! Ma che succede? È sparito! Ma un contrattempo! Perché non seguiamo? Ma dove va? È uscito! Lo seguiamo, Henry! D'accordo, andiamo, andiamo. D'accordo, ma sì, sì, andiamo! Su, avanti! Tienilo fermo, idiota! Darei l'anima al diavolo per quel bocciolo. Addirittura l'anima al diavolo per una ragione. Che la prende, così il diavolo prenderà lui. Ti ha fatto perdere. Vorrei proprio vederlo quando se lo porterà via. Su, cavallo, ragazzi. E cavalcarono a lungo, ma infine la ragazza fu trovata. È morto. Allora dalla collina vennero suoni così spaventosi che il sangue si gelò nelle vene e alzando gli occhi essi videro. Per Sir Hugo non c'era più nulla da fare. Il corpo letteralmente fatto a pezzi. Questa storia del mastino da allora in poi ha perseguitato i Baskerville e in ogni generazione ci sono state... morti improvvise, violente e misteriose. Ecco, Mr. Holmes. Una storia molto interessante. Che ne pensa? Non so. Ma Sir Henry arriva dal Canada domani. Cerchi di capire i miei dubbi, i miei timori. Ho il dovere di proteggerlo. Ero il miglior amico di Sir Charles.
sì, accompagnandolo a Baskerville Hall, dovesse succedergli... Vorrei suggerirle, dottor Mortimer, di accompagnarlo qui quando arriva. Oh, grazie. Grazie, Mr. Holmes. Lei non sa quale peso mi ha tolto dal cuore. Buonanotte, dottor Watson. Buonanotte. Dimentica ancora il bastone. Oh, grazie. Una cosa, dottor Mortimer. Lei ha un cane. Io non ho cani. E questi segni di zanne? Questi evidenti segni di zanne? Ho avuto un cane. Un ottimo cane. Ma è morto. Buonanotte. Buonanotte. Allora, che ne dici? C'è sotto qualcosa? Santo cielo, non vorrei cominciare con quell'infernale cosa. Oh. Caro Watson. Arrivederci, Sir Harry. Se torna in Canada, spero di riaverla a bordo. Grazie, ci può contare. Buona fortuna, Sir. Anche a lei. Per di qua? Ah, eccovi qui. A te. Grazie, signore. A te. Grazie, signore. A te. E a te. Grazie, signore. Oh, Sir Harry! È triste, non è vero? Che tutto finisca proprio quando lei e Betsy Ann cominciavate a conoscervi meglio. Oh, ma noi ci rivedremo a Londra, non è vero, Sir Harry? Sì, certo, mi piacerebbe. Ma vede... io sfortunatamente vado lontano, in campagna. Nella tenuta dei suoi avi. Oh, com'è eccitante. E forse, Betsy, anche tu farei la brava. Sir Harry ci inviterà ad andarlo a trovare. Noi ci fermiamo a Savoy, non ci dimentichi. Arrivederci. Oh. Sir Harry? Sì? Sono il dottor Mortimer, un grande amico di suo zio. È un piacere, grazie per essere venuto. Ma di nulla, ragazzo mio. Ha fatto un buon viaggio? Ottimo, grazie. Ho prenotato per lei al Northumberland Hotel, anch'io sto lì. Bene. Penso che vorrà fermarsi qualche giorno a Londra. Sì, ci manco da quando ero ragazzo. Grazie. Northumberland Hotel. La morte di Sir Charles è stato un colpo per me. Lo consideravo molto più. Ma che cos'è? Se ci tieni alla vita o se non vuoi impazzire, sta lontano dalla brughiera. Mi permette, Sir Harry? Ma sì, certo. Che cosa ne pensa, Mr. Holmes? Perché dice che l'ultima parola è scritta a mano? No, è molto semplice. Sono ritagli del London Times, i caratteri sono evidenti, ma quest'ultima parola, che vuol dire brughiera, è una forma arcaica che nessun giornale userebbe più. Vede, dottor Mortimer, non c'è nulla di sovrumano in ciò. Sovrumano? E mi dico, Sir Harry, le è capitato qualcos'altro di strano oggi, dopo il suo arrivo a Londra? Direi proprio di no. A meno che perdere una scarpa non sia strano. Una scarpa sola? Sì, è di un paio nuove, mai usate. Le ho messe fuori dalla porta per farle lucidare e ne ho trovata una sola. Se erano nuove, perché farle lucidare? È la concia, dottor Watson. Con la crema la pelle diventa più morbida. Ma adesso volete spiegarmi che succede? Il dottor Mortimer che mi porta qui da lei. Questa lettera... riguarda la sua persona e l'eredità di Baskerville Hall. Il dottor Mortimer pensa che laggiù lei non sarà al sicuro. Perché? Per colpa di un cane. Un grosso, fantastico mostro che perseguita i Baskerville da più di due secoli. Oh, oh, ma è prodigioso. Il fantasma di famiglia, eh? Perché non me ne ha parlato subito, dottor Mortimer? Ecco, Mr. Holmes ha suggerito... Ne parleremo dopo con molta più calma. Lo accompagni in albergo, Mortimer. E io vi raggiungerò più tardi. Intanto gli mostri quel vecchio documento. Cominci a raccontare, mentre ci incamminiamo. Le assicuro, Sir Henry, che non c'è da scherzarci su. Ci vediamo presto. Buonasera. Che c'è? Vieni, Watson. Ma che ti prende? Dove andiamo? Lo vedrai subito. Non c'è un attimo da perdere.
Giornale! Giornale della sera! Leggete le ultime notizie! Watson, teniamola d'occhio. Giornale della sera! È un documento che ci riporta al 1650. Giornale della sera! Le ultime notizie! Vuole il giornale, signore? No. Giornale della sera! Un individuo dissoluto e inoltre aveva... Attento, ferma! Aspetta che puoi, via! Bene, so. Chi era quello? Non lo so, ma è come si aspettava. Se non ci sbrighiamo, li perdiamo! No, non serve più. Ora, ecco il numero della carrozza. Cerca a Scotland Yard il nome del cocchiere e portalo da me. Va bene, a dopo. Bene. Ora che il dottor Mortimer le ha detto tutto quasi, che cosa ha deciso? Di andare laggiù. Ovvio, ne ero sicuro, Sir Ernst. E se il dottor Mortimer mi garantirà che questo leggendario cane apparirà veramente, vado subito. Oh, non dica così. Sembra una di quelle storie per spaventare i bambini, non crede, Mr. Holmes? Sì, certo, è così. Lo sa che all'uscita di casa mia lei è stato pedinato? Come? E probabilmente fin dal suo arrivo a Londra. Da chi? Non lo so. Era in carrozza. Quando si è accorto che l'ho notato, è corso via. A proposito, ha ritrovato la sua scarpa? No. Oh, guarda. E lì, è tornata. Ma adesso manca una di queste. Chiamerò la cameriera, forse lei potrà spiegarmi. Sì, certo. Ma perché uno dovrebbe riportare una scarpa nuova per prenderne una vecchia? Può spiegarlo, Mr. Holmes? No, non posso. Avanti! Ha chiamato, sir? Sì, per quella mia scarpa. Non l'ho ancora trovata, signore. L'ho cercata per tutto l'albergo. È tornata al suo posto, ma adesso ne manca una nera. Oh, no. Ma è assurdo. Chi altro oltre a voi può entrare in questo appartamento? Solo la governante, signore, ma lei non si azzarderebbe mai. No, certamente. Mi spiace, signore. Farò del mio meglio per trovare la chiave. Va bene, grazie. Buonasera, signore. Buonasera, dottor Watson. L'ho trovato. Entrate, Clayton. Venite avanti. Buonasera. Ecco John Clayton, numero 274. Buonasera, Clayton. Volete sedervi? Siete stato gentile a venire. Grazie, signore. Dunque, Clayton, sapreste dirci chi è la persona che si è fermata a spiare una casa in Baker Street e poi ha seguito questi due signori? Beh, sarò suonato, ma ne so quanto lei, signore. No, ne sapete un po' di più. Beh, quell'uomo mi ha detto di essere un detective. Ah, davvero? Sì, sì. Sapreste descrivermi questo detective? Beh, ecco, io credo che fosse sui 35 anni. Era un po' trasandato e aveva una barbetta nera. E il colore degli occhi? Non lo so, signore. Capisco. Quando vi ha detto di essere un detective? Al posteggio, sir. Quando mi ha dato le due guinee che mi aveva promesso. Vi ha detto il suo nome? Sì, signore. E chi ha detto di essere? Sherlock Holmes. Cosa? È così che mi ha detto, sir. Sherlock Holmes. Beh, se non altro ha il senso dello humor e non è poco. È qui, Clayton. Prendete. È per voi. Grazie, sir. Oh, grazie di cuore. Posso fare qualcos'altro per lei? Nient'altro per ora. Bene, buonasera, sir. Buonasera. Buonasera. Abbiamo fatto progressi, non è vero? Forse. Mi dica, Sir Harry, quando pensa di tornare a Dartmoor? Al più tardi domani. Sono ansioso di rivedere quel posto. Lei verrà con noi, Mr. Holmes? Lo farei volentieri, dottor Mortimer. Ma sfortunatamente affari urgenti mi trattengono a Londra. Oh. Ma certo, la capisco. La prego, dottor Mortimer, non insista. Apprezzo che si preoccupi per me. Ma questa storia del cane è una vera sciocchezza. E quella stupida lettera e tutto il resto. Tutto può essere spiegato.
Forse ha ragione, Sir Henry, ma se la cosa non le dispiace, io vorrei che il dottor Watson venisse con voi. Che cosa? Se sei d'accordo. Sarà un piacere, davvero. Prego, il piacere è mio. Bene. E allora grazie, dottor Watson, e grazie anche a lei. Andremo insieme a caccia del cane. Oh, non ci scherzi su troppo, Sir Henry. Ora devo andare. Mr. Holmes? Sì, dottor Mortimer? Quel tale che si è qualificato Sherlock Holmes. Molto interessante, dottor Mortimer. E tu, Watson, tienimi informato con un rapporto giornaliero. Nei minimi particolari. Bene, lo affido a lei, Sir Henry. Ne abbia cura. Buonanotte. Cura di me? Oh, questa mi piace. Mi ringiovanisce. Ecco, siamo nella leggendaria Dartmoor, terra di storia gloriosa. Quelle rocce laggiù, così strane, erano case di pietra costruite dai neolitici più di 150.000 anni fa. Lei crede che i Baskerville siano così vecchi? E guardate là, quelle macchie scure oltre la collina. È quello il Grimpenmeyer. Una grande, infida palude senza fondo, che ha inghiottito migliaia di vite umane. Posticino simpatico, ma affascino. Oh, certamente. E anche mistero. La gente qui è talmente superstiziosa. Qualcuno le dirà che niente muore definitivamente nella landa. E dopo un po' finisce col crederci, sì. Lei ci crede? No, di certo. Se io credessi a tutte le leggende di qui, non ci vivrei. Non ne avrei coraggio. Ed ora guardate. Ecco Baskerville Hall, la casa dei suoi antenati, Sir Henry. Come va, Barryman? Grazie, Sir. Grazie. Barryman, il maggiordomo e sua moglie, Sir Henry. Benvenuto, signore. Benvenuto nella sua casa. Grazie. Barryman è sempre stato con Sir Charles e prima di lui suo padre. Spero starete bene anche con me. Grazie, Sir Henry. Baskerville Hall. Qui nulla è cambiato, Sir Henry. Suo zio ha rimodernato i piani superiori, però qui in basso tutto è rimasto come ai tempi lontani di Sir Hugo. Non è certo il posto più allegro che abbia visto. Chiedo scusa, signore, a che ora vuole che sia servito il pranzo? Al più presto. Il dottor Mortimer deve tornare a casa. E dite al cocchiere di tenersi pronto subito dopo il pranzo. Glielo dirò, signore. Se i signori vogliono riassestarsi, c'è acqua calda su nelle stanze. Faccia strada. Grazie. Attento, signore. Questi gradini non sono molto sicuri. Buio, caro Holmes. Siamo arrivati poco dopo il tramonto. Il dottor Mortimer si è fermato a pranzo. Vorrei poter descrivere la terrificante atmosfera di questo posto. Scusi, dottore, non volevo spaventarla. Cosa c'è? Venga subito, c'è qualcuno qui intorno.
Che state facendo? Niente, sir. È per la finestra. La finestra? Sì, signore. Controllavo che fosse ben chiusa. E che importa se è chiusa o no? Siamo al secondo piano. Tutte le notti faccio un giro per controllo. Sir Charles lo esigeva con rigore. Bene, mi sembra una buona regola. Adesso la finestra è chiusa. Potete anche tornare a letto. Molto bene, Sir Henry. Vede qualcosa? Nulla. Nulla, eccetto un punto luminoso, laggiù verso il gruppo di rocce. Tenga d'occhio quel punto luminoso. Vediamo che succede. Adesso lo vede ancora? No, non c'è più. Eccolo di nuovo. È sparito ancora. E come pensavo. Barima faceva segnali. Andiamo, si veste in fretta. Dobbiamo uscire. È ancora là. Sì. Non perdiamolo di vista. Stia attento. Chi l'ha messo può tornare. Siamo troppo vicini a quella luce. Allontaniamoci. Buona idea. Fermi! Resti qui! Quello conosce bene questi posti, noi no! Ma chi diavolo sarà? E che c'entra Barima? È vero, che nesso ci sarà tra quell'orribile creatura e Barima? Avrei una mezza idea di licenziare quel tipo e di chiedere alla polizia di fare indagini. No, è l'ultima cosa che Holmes farebbe. Dobbiamo sorvegliare Barima. Noi due come fate? E adesso rientriamo. Che pensa che sia? Perché cosa sembrava a lei? Non torno a Londra per questo. Sarebbe ridicolo. Muoviamoci. Senta, dottore, lei non crede a quella sciocchezza, vero? Certo che no. Non più di lei. Che cos'era
Questo è ciò che dobbiamo scoprire. Il vento? Un uccello? O era il mastino? Buongiorno. Buongiorno, sir. Ecco la famosa landa, eh? Sì, signore. Avanti. No, dov'è Sir Henry? Fuori, signore. Dove? Per la brughiera. Ma non vi avevo detto di avvertirvi subito? Se Sir Henry usciva da solo? L'ho saputo soltanto ora da mia moglie. Voglio scusarmi, dottor Watson. Mi chiamo Stapleton e abito qui vicino. Come fa a conoscermi? Il dottor Mortimer mi ha detto tutto. Ah, sì? Come sta, Sereni? Molto bene, grazie. Sa, eravamo preoccupati che non volesse venire qui dopo le voci sulla triste morte di Sir Charles. Mr. Sherlock Holmes non ha scoperto nulla? Non lo so proprio. Ci onorerà di una visita? Non ne ho la minima idea. Oh, non esiti a chiamarmi se posso esserle d'aiuto. Conosco bene questi posti. Grazie, ma io non credo ad aver bisogno d'aiuto. Affascinante la brughiera, anche da un punto strettamente scientifico. Vasta, arida e misteriosa. Vede quelle macchie così verdi laggiù? Sono zone fertili, vero? Fertili, eh? Quello lì è il Gripper Mile. Un passo falso significa morte. Soltanto ieri uno dei pony si è caduto dentro. Era orribile vedere i suoi sforzi e sentire le sue urla. Cos'è? Oh, quello? Per la gente di qui è il gran cane. Sciocchezza, non mi dirà che lei ci crede. Mm? È il vento della salute. O il richiamo del turabuso. Cosa ha detto? È un uccello molto raro, praticamente estinto. Se mai qualcosa si estinga. Fermo! Si fermi, attento! Ma questa è una voce di donna. Grazie al cielo mi è sentito. Ancora un passo e ci finiva dentro. Sembra una palude innocua. Ma proprio ieri un pony ci è caduto dentro e non si è salvato. Le sono grato d'avermi avvertito. Lei è Sir Henry? Sì. Oh, dovrei darle il benvenuto, Sir Henry, ma non sarei sincera. Oh, ma è comprensibile. Un estraneo viene qui e prende il posto di chi amavate. Non è per quello. No? E allora perché? Sembra sciocco, lo so, ma... Oh, non sarà per quella ridicola leggenda? Non ho mai creduto alle leggende finché non sono venuta qui. Ah, la conosce? Vede, lei è ricco. Può andare dove vuole. Ci sono tanti posti al mondo dove poter vivere tranquilli. Ma anche questo posto è molto tranquillo. Oh, ciao, Beryl. Ciao. Dottor Watson, la mia sorellastra Beryl. Come sta? Bene, lei? Salve, dottore. Lei di sicuro è... Serrare mio fratello. Come va? Stavo dicendo al dottor Watson quanto sono felice che lei sia qui. Sono venuto per restare. Ma è splendido. Lo sa, ci siamo molto annoiati con la sua casa in disuso. Ma adesso è aperta a tutti, specialmente agli amici di mio zio. Venite a pranzo da me. Prima venga lei da noi. Facciamo per domani sera. Anche lei, dottor Watson. E ci saranno anche gli altri vicini. Voi conoscete già il dottor Mortimer. L'altro è il vecchio Franklin. Chi è? Oh, aspettate a conoscerlo. Sarà un osso duro per lei, Sir Henry. Perché osso duro? La stuzzicherà. Tormentare è la sua passione. Non vedo l'ora di conoscerlo. Allora, a domani sera. Grazie. E grazie per avermi salvata la vita. A domani. A domani. C'è qualcosa in quello Stapleton che non mi piace. Comunque la sua graziosa sorellastra ci ha invitato a pranzo nella loro casa, che si trova oltre la brughiera, vicino al villaggio. E se non fosse stato un insulto per Sir Henry, non sarei venuto qui stasera. Ma perché, Mr. Franklin? Perché io bado molto alla forma
Non è mio costume dividere il pane col mio ospite quando voglio citarlo in giudizio. Santo cielo, e che delitto avrei commesso? Il più infame, Mr. Stapleton. Il più infame, parola mia. Cosa? Lei, Mr. Stapleton, è un crudele violatore di tombe. Andiamo su, Mr. Frankland. Questa è un'accusa molto grave. Ah, Beryl, vuoi riempire il bicchiere a Mr. Frankland? Grazie, mia cara. È proprio di un'ottima annata questo. Ma non creda che riuscirà ad ubriacarmi. Oh, nessuno lo pensa. Ora deve dirci tutto. Quale corpo Mr. Stapleton ha rubato? È venuto a mia conoscenza che Mr. Stapleton è stato visto scavare tra le vecchie pietre della brughiera e ha rimosso una lastra tombale. Ah, è questo? Resti estremamente interessanti di un uomo neolitico. Più tardi ve li mostrerò. Vecchi di almeno 50.000 anni. Tuttavia, signore, rimuovere quei resti dalla tomba senza il consenso dei legittimi eredi, secondo le nostre leggi, costituisce furto di cadavere. Si giustifichi se può. Ma non penserà certo di denunciare Mr. Stapleton? Non più. Adesso non mi interessa più. Voglio solo svergognare pubblicamente chi ha delle colpe. Se verrà a casa mia quando crede a gustare un po' di vino con me, sarò lieto di dirle una cosetta o due su ognuno dei presenti. Per esempio, su lui che attraversa il Grimpenmire di notte, portando con sé sua moglie. Non è un segreto per nessuno. Come saprete, mi interesso dell'occulto. Mia moglie è una forte medium di eccellente qualità. E quelle vecchie cave della brughiera sono particolarmente adatte per certi esperimenti. È interessante. Ha provato a comunicare con mio zio dopo la sua morte? Oh, sì. Più di una volta. Ma senza successo. E se mia moglie volesse fare una seduta stasera, mentre lei è qui, Sir Henry, potremmo... No, no, James. Non stasera. Ti prego. Sarà per un'altra volta. Vogliamo passare in salotto? Ma certo, signora Mortimer. Ah, sì, vi assicuro che è veramente interessante. Vedrò di convincere mia moglie. Lei è il dottor Watson, volete vedere la mia collezione? Certo, come sono, prego, da questa parte. Ma è un museo. Ho una piccola modesta collezione. Ma questo è veramente un'eccezione. Osservatevi, prego, la strana forma del cranio. Signori, signori! Ho convinto mia moglie, farà la seduta. Ma no, presto, venite, venite. Adesso prendete tutti una sedia e disponetevi comodi e tranquilli intorno al fuoco. Shakespeare dice, voi chiamate gli spiriti dai vasti abissi, ma vi risponderanno? Non certo a uno scettico burlone. Se non ci crede, Mr. Frankland, lei è libero di andarsene. Sono certa che non voleva esprimere dubbi. Sì, invece dubito. E la invita a comportarsi civilmente, dottor Mortimer, scacciandomi dalla casa di chi mi ospita. Lei ha commesso una vera sporca illegalità. Su, venga, sieda vicino a me. Bene. Cercheremo il contatto con Sir Charles per scoprire cosa l'ha spaventato, da che cosa fuggiva. E su, Jennifer, e più in qua, ti prego. Sir Henry, lì. Le spiace spegnere quelle luci. Subito. Stapleton, quella luce, prego. Dottor Watson. Adesso, restate tranquilli e seduti, naturalmente. Sir Henry, per favore la mano. Sir Charles può comunicare. Segnali se è presente. Noi dobbiamo comunicare con lei. La prego, Sir Charles, segnali se è presente. Ci sono cose che solo lei ci può spiegare. Sir Charles può comunicare. Segnali se è presente. Sir Charles, solo lei ci può spiegare. La prego, comunichi con noi. Solamente lei è in grado di spiegarci. Lo sentite? È terribile! Non è niente. È solo il vento. Ho un uccello. Ne parlavo col dottor Watson proprio ieri. Sir Charles.
quella notte che avvenne. Chi l'ha spaventato? Dica, Sir Charles, se quella notte terribili cose avvennero nella brughiera. Ancora. Eccolo di nuovo. Non lo sopporto. Accendete le luci, vi prego. Ma non è nulla. È solo il vento. Mr. Franklin, lei pensa che sia il grande cane, il mastino dei Baskerville. Anche i pazzi lo sanno. James, il mio mantello. Portami a casa. Certo, mia cara. Dottor Watson, gradireste un passaggio? No, grazie. Abbiamo la nostra carrozza. Lei trema? Quello non era il vento. L'ho sentito altre volte, spesso. È ciò che cercavo di dirle ieri. Non doveva venire qui. Ma cosa vuole che mi succeda? Qualunque cosa sia, è soltanto un suono. Oh, lei non sa. Lei adesso non deve più pensare a quelle sciocchezze. Ma non posso. Ci riuscirà. Ci penso io, ne prendo tutto l'impegno. È stata sola per troppo tempo e questo non è il posto migliore per restare soli. Cambierò tutto se me lo permette. Andremo a pesca insieme, a cavallo. È d'accordo? Sì, certo. Bene. Cominciamo da domani? Domani, grazie. Perfetto. Verrò a prenderla domattina. Non viene, Sir Harry? Sì, Watson. Buonanotte. Buonanotte. Mio caro Holmes, niente di particolare da segnalare, ad eccezione del fatto che Sir Harry si è innamorato di... Salve. Salve, Beryl. Allora, dove vogliamo andare? C'è un posto che lei non conosce, Hightower. Bene. È alle rovine antiche. Secondo Jack risalgono a 50.000 anni fa. Molto interessante. E si possono anche vedere i troni di pietra. Su, che aspettiamo? Quelle pietre piatte sono le loro tombe. Ah, quelle specie di monoliti sono resti di tempi. Nessuno sa come fossero o vivessero. Jack ha qualche teoria al riguardo. Sostiene che erano molto primitivi e vivevano in caverne e vestivano pelli. Però ridevano e sognavano come noi. Mi chiedo se anche allora qualche giovane primitivo, portando la sposa nella caverna, dicesse: togliti il cappello, cara, siamo a casa. E la sposa ha cucinato qui un bel pranzetto. Però lui si è arrabbiato quando è bruciato tutto. E adesso nessuno li ricorda. Come succederà a noi un giorno? Supponga che un uomo ami una ragazza. Perché deve aspettare un tempo ragionevolmente lungo per dirglielo? Sono convenzioni che non trovo naturali. È proprio quello che penso anch'io. Beryl, allora posso dirtelo. Oh. Ma, Harry, ci conosciamo da così poco tempo. Ecco, vedi, sempre convenzioni. Siamo sempre legati a queste forme. Ma perché? Vedi, ho cominciato a curiosare tra questi posti fin da quando venni ad abitare qui. Perché non temevo la brughiera. E adesso meno che mai. Quando sono con te, io dimentico tutto, io parlo, rido. Ma se sono sola, la paura riaffiora. E di notte io mi sveglio tremando quando sento quei terribili ululati. È un incubo. E penso a te e vorrei che non fossi qui. Questo non dirlo. Vorrei che tu fossi a Londra o in Canada. Anche se decidessi di tornare a Londra o in Canada, non potrei. Perché no? Tu sai perché. Dovresti saperlo. Non vado da nessuna parte se non vieni con me. Oh, Harry. Guarda un po'. Niente il contrario a concedermi un minuto. Ho perduto l'orientamento. Salve, dottore. Per errore di io stavamo... Beh, ecco, noi ci siamo fidanzati. Davvero? Splendido. Congratulazioni a entrambi. Grazie. Grazie. Quello chi è? Sta diventando un posto affollato, troppo. Che volete? Io niente, signore.
passo per la brughiera solo per vendere le mie merci. Io ho qualcosa che la può certo interessare. Ecco qui, una magnifica armonica, signore. No, grazie. Qui c'è una cosa che un vecchio signore come lei deve usare. Ecco, guardi qui. Un fischietto per chiamare il suo bel cane. Chiamare cosa? Il suo bel cane, che deve essere anche molto grosso. È un suono che si sente da molto lontano, sa? Riprendete i vostri aggeggi e andate. Ma questo è proprio adatto per la signora. Adesso basta, allontanatevi. Va bene, signore, me ne vado. Che ho fatto di male? Anche per questo odio la brughiera. Si fanno strani incontri. Guardate, zoppica con un altro piede. Dottor Watson, se vuol sapere qualcosa di interessante per lei, venga alla capanna di pietra al margine sud-est del Grimpenmeier. Barryman. Signore. Chi ha portato questo? Non lo so, signore. È stato infilato sotto la porta. Oh. Grazie. Don Barryman, è in casa, Sir Henry? No, signore, è nella brughiera. Abbia pazienza. Il dottor Watson è con lui? No, signore. Ah, grazie, Barryman. Dirò a Sir Henry che è venuto. Sì, bene. Andiamo. Sieda e si metta comodo. Siete stato voi a mandarmi quel biglietto? Sì, signore. Su, allora dite quello che avete da dire. Io voglio farle sentire il suono di questa cetra. Cetra? Non è un bel suono, signore. Che maledetta impudenza. Farmi venire fin qui. Senti, vecchio mio. Che cosa sai? Io voglio farvi provare questa. Ma attento! Questa è carica. Chi sei? Io potrei chiedere la stessa cosa a lei, sa? Lei che se ne va in giro per la landa spiando ogni cosa. È il mio mestiere, spiare. Davvero? Sì, e se vuoi sapere chi sono, te lo dirò. Chi è? Sono Sherlock Holmes.
Sherlock Holmes e il detective. Lo capisci adesso, vero? E non puoi prendermi in giro. Oh, sì, sì, sì. Ma questo cambia tutte le cose. E adesso a te. Chi sei? Ma in questo caso... Potrei chiamarmi Watson. Oh. Come stai, vecchio mio? Che bravo detective sei se ti chiami Sherlock Holmes. Ma allora sei rimasto nella landa tutto il tempo. È davvero un bel modo di trattarmi. Mi spedisci qui e mentre io ti credo a Londra, anche tu vieni qui. E mi hai obbligato a scrivere quegli stupidi rapporti. Ecco i tuoi rapporti, precisi come sai farli solo tu. Io ho fatto in modo che mi venissero recapitati. Uno sporco trucco, non lo dimenticherò. Ah, però era necessario, sai. Se fossi venuto qui con te e Sir Harry, avrebbero spiato tutte le mie mosse. Mentre così, invece, hanno spiato te e Sir Harry, lasciando me molto libero d'agire. Giusto, molto bene. Ma non ti sei fidato di me? Siedi, Watson, avanti, siedi. Uno spuntino ti farà smaltire l'ira. Eh? Irato io? Qui, prendi le sardine. Se avessi previsto questo incontro, mi sarei procurato dei fagiani. Peccato che tu non abbia con te quell'infernale violino. Mi avresti offerto un po' di incantevole musica. E qui, caro Watson. Ed è tutto per te. Ora, se credi di aver mangiato abbastanza, Watson, potremmo anche andare. Andare dove? Di grazia. Andremo insieme a Baskerville Hall. Ci sono vuoti da riempire, ma poco a poco tutto diventerà più chiaro. Non per me di sicuro. Io vedo solo un gran buio. Mr. Franklin, il dottor Mortimer, il Barryman. Mettili insieme e che ottieni? Un assassinio, Watson. Di stile, ma un assassinio. Oh. Non ne ho il minimo dubbio. Forse è frutto della mia immaginazione, ma anche il delitto viene concepito così, con l'immaginazione. Ma non è stato omicidio la morte di Sir Charles. È deceduto per infarto senza alcun dubbio. Molti delitti rimangono impuniti, Watson, perché la gente crede nei fatti anche se non provano niente. Bene, se guardiamo oltre i fatti, con la forma mentale del criminale, potremmo immaginare cos'è successo. Così ho cercato di fare e penso d'esserci riuscito. Allora tu sai... Ancora un giorno o due sarà finita. La mia sola paura è che l'assassino agisca subito. In tal caso... Ma che c'è? Da dove proviene? Da là. No, no, da là. Il mastino. Andiamo, Watson, presto. Precipitato dall'alto della cresta. Sarà morto. È così, purtroppo. Santo cielo, il forzato. Come? È l'uomo al quale sparai quella notte, al quale Barryman faceva segnali. Ma chi è? Un feroce assassino. È evaso fin dal mese scorso e si è nascosto qui in brughiera. Un feroce assassino? Lo credi coinvolto nel nostro caso? Questo è da stabilirsi. Ma indossa i vestiti di Sir Henry. Per questo è morto. Come sarebbe? Il mastino lo ha aggredito a causa di quei vestiti. Vuoi dire che il cane puntava a Sir Henry? Sì, e su questo non ho assolutamente il minimo dubbio. Ricordi quella scarpa sparita? Perché mai, secondo te, quella marrone, che era nuova mai usata, è stata sostituita da quell'altra nera usata? Perché? Perché una scarpa nuova non può avere l'odore del proprietario, al contrario di una usata. Ma perché questo tizio portava gli abiti di Sir Henry? È abbastanza semplice. Oh, dottor Watson. Un incidente. E chi è? Un forzato evaso da Princeton. Ma è terribile. Ho sentito un urlo agghiacciante. Che ne pensa lei, Mr. Holmes? Mi ha riconosciuto in fretta. Lei è molto noto. E inoltre la stavamo tutti aspettando. Mi chiamo Stapleton. Ah, come sta? È arrivato in tempo per questa tragedia. Sì, un gran brutto ricordo da riportare con me a Londra domani. Riparte così in fretta?
Volevamo tutti conoscerla. Sì, lo so, ma devo andare. Noi speravamo, Mr. Holmes, che lei avrebbe fatto luce sul caso che appassiona tutta la Landa. Sì, ma ad un investigatore non bastano solo leggende e rumori. Oh, certamente. Dammi una mano, Watson. Mettiamo a riparo questo poveretto fino a domani. Vi aiuto anch'io? No, oh, grazie. Ce la facciamo benissimo da soli. Barryman, dov'è Sir Harry? In biblioteca, signore. Ah, Barryman, dite a vostra moglie che Sherlock Holmes vorrebbe vederla. Sherlock Holmes? Sì. Sì, signore. Grazie. Sir Harry? Holmes! Lieto di trovarla bene, Sir Harry. Dottore, perché non mi ha detto niente del suo arrivo? Ecco, io non lo sapevo, ci siamo incontrati giù al villaggio. Sono lieto di vederla. Che c'è, Barryman? Se non le dispiace, posso parlare con la signora Barryman. Ma certo. Avanti, signora Barryman. Ecco, sarà meglio che vi sediate. Grazie, preferisco restare in piedi. Credo di avere brutte notizie. Quali sono? Forse per voi sarà uno shock. Lo hanno preso. Vostro fratello. Oh. Adesso li impiccheranno. No, signora Barryman. Ora è oltre la legge. È in mani più pietose. Ci siamo imbattuti in quel poveretto nella brughiera. È precipitato dall'alto di una ruba. Non serve più, Barryman, che facciate segnali dalla finestra, né che gli diate del cibo o abiti usati di Sir Harry. Oh, Sir Harry, è tutta colpa mia. Barryman, lui voleva dirle tutto perché lei avvisasse la polizia. Ma era mio fratello, avevo soltanto lui, anche se era soltanto un poco di buono. Certo, capisco. Oh. Non se la prenderà con Barryman, signore. No, davvero. Barryman, cercate di darle conforto. Grazie, signore. Grazie, Sir Harry. Adesso è tutto chiaro. Meglio per loro e per me. Risolve anche tutto il resto. Quel povero diavolo doveva essere impazzito. E si spiegano anche i terribili rumori sentiti per tutto questo tempo. Esatto. I suoi guai sono finiti. Io le sono molto grato, Mr. Holmes. Oh, non è il caso, ho fatto molto poco. Adesso potrà dormire in pace e vivere tranquillo come si conviene ad un signore di campagna. Ma non sarà per poco, però. Tornerò in Canada presto. In Canada? Beryl, Miss Templeton e io ci sposiamo. Miss Templeton? Gran bella figliola, congratulazioni. Così tutto è a posto. Il fratello darà una festa d'addio domani sera. Ci sposeremo l'indomani a Londra e partiremo subito per il Canada. Oh, tutte le mie congratulazioni, Sir Harry. Grazie. Fortuna che è qui. Lei e il dottor Watson ci sarete domani sera. No, mi dispiace, ma non posso proprio. Torno subito a Londra. E purtroppo anche tu, Watson. Domattina dovremo fare rapporto alla polizia circa l'evaso e prenderemo il treno del pomeriggio. Oh, che peccato. Beryl ne sarà molto dispiaciuta. Ma rimedieremo quando verrete a Londra. Dovreste venire a cena da noi. Sì, quello è proprio lui. Sir Ugo. Ugo, la bestia nera dei Baskerville. Non è male quella tela. È di Ranzo, uno dei pittori minori. No, non credo che valga molto. Non sono d'accordo con lei, Sir Harry. Un giorno avrà più valore di quanto possa pensare. Oh, va bene, andiamo adesso. Ma ci sono ancora uno o due punti che non mi sembra che possano essere bene inseriti nella storia di quel povero evaso. Uno o due soltanto. Certo, non penserai che fosse a Londra l'arrivo di Sir Harry. La storia della carrozza e della scarpa. Lui non c'entra. E allora chi è stato? La stessa persona responsabile della morte del forzato ieri notte che cercherà di uccidere Sir Harry questa notte. Questa notte? A meno che la mia fantasia non corra troppo. Ma non... E allora perché andiamo a Londra lasciando Sir Harry senza protezione? Ma no, caro Watson. Abbiamo fatto credere che ce ne corriamo a Londra. Tra un minuto saremo a Hampton e prenderemo il treno per Dartmoor. Se ho visto giusto, coglieremo l'assassino soltanto. Ma se sai chi è, perché tutte queste storie?
Perché non lo blocchi? Perché non ho prove. Prove evidenti per portarlo in tribunale. Non mi resta che coglierlo sul fatto per non dargli nessuna possibilità di mentire. D'avere un alibi. Purtroppo è giocare con la vita di Sir Henry. Non lo puoi Ma fare. Ma se giocare gli salva la vita, perché non dovrei farlo? Altrimenti l'ombra di una morte improvvisa sarà sempre al suo fianco e prima o poi siamo arrivati ad Okenton. E che possiate vivere il resto dei vostri lunghi anni nella felicità più assoluta. Auguri. Grazie. Grazie. Adesso voglio ringraziarvi per la gentilezza dimostrata a uno straniero. E quando noi torneremo qui, sappiate che siete tutti benvenuti a Baskerville Hall. Grazie, Sereri. Sarà molto triste per lei, Mr. Stapleton, senza Beryl qui. Eh sì, sarà così, signora Mortimer. Più che mai dipenderò da tutti voi, miei vicini. Non conti su di me, signore. Lei rimane un losco violatore di tombe, anche se nessun tribunale vorrà mai ammetterlo. E non voglio avere niente a che fare con lei. Mr. Franklin. Ma non può andare un po' più veloce? Farò del mio meglio, sir. Idiota! Cosa? Ci fate rompere l'osso del collo! Quanto dista Baskerville Hall? Sono appena 5 miglia di strada, ma per i sentieri della landa sono meno di 3. Ecco a voi. Andiamo, Watson. Grazie, signore. Una bella serata, Stella. Lieto che sia venuta, dottor Mortimer. Grazie. Prenda questa spilla, mia cara, e la punti sull'abito da sposa. È appartenuta a mia nonna. Il vecchio porta sempre il nuovo. Così dicono. Com'è gentile, signora Mortimer. Grazie di cuore. E tornate presto da noi, tutti e due. Ma certo. Vuole salire, ragazzo mio? È una notte così bella, Mr. Franklin, che preferisco andare a piedi. Era soltanto un gesto di cortesia. Non si ritenga obbligato. Vai! Intende attraversare la brughiera da solo? Perché no? Non c'è più nulla da temere ora. Non direi. Ho l'assicurazione di Sherlock Holmes e mi basta. Andiamo, James. Buonanotte, Sir Henry. Buonanotte, signora Mortimer. E ancora tanti auguri. Grazie. Buonanotte. Grazie. A domani. Buonanotte. Non mi piace vederti andare via da solo. Io volevo restare ancora con te. È l'ultimo distacco. Da domani noi resteremo insieme per sempre. Domani saremo lontani da qui. Vorrei che fosse ora. Anch'io. Non essere sciocca, tesoro. Ciao, Beryl. Buonanotte, caro. Allora, è stata una bella festa? Meravigliosa, come sempre, soprattutto tu. Jack, anche se non ci parliamo molto noi due, capisci quello che provo? Sì, certo. Ne dubiti forse? Ma non ti sentirai solo ora? Ma no, il mio lavoro è... Harry e io torneremo molto presto, vedrai. Sì, ne sono sicuro. Su, adesso va a dormire. Ti aspetta un gran giorno domani. Buonanotte. Buonanotte.
Viene da là, da quella cima. Jack! Dove sei? Torna in sé. L'incubo è finito. Watson. Sì, ragazzo mio. Mr. Holmes. Sì. Che cosa è successo? Portiamolo subito a casa. Ce la fai da solo? Sì. Io ho qualcosa da fare qui. Aiutami solo a sollevarlo. Thank you.
po' doloroso, lo so, ma farò in fretta. No, non fa male. Signora Barema, mi passi la garza, prego. Che è stato terribile. Meno male che sei salvo. È grave. Adesso sappiamo che non è una leggenda. Il cane non è un mito, c'è. Adesso non più. Sì, Mr. Holmes me l'ha detto. L'ho incontrato nella landa. Lei deve andare subito da lui. Ha detto che è molto importante. La sta aspettando là dove il cane è morto. Prima finisco qui. Questo figliuolo è in brutte condizioni. Beh, di lui posso occuparmene io. Sono un po' medico e me ne intendo. Pensa di farcela. Certo, ne sono sicuro. Vada pure tranquillo, dottor Watson. Mr. Holmes ha molta fretta. Oh, davvero? Avrei bisogno di un bel po' d'acqua calda. E che sia bollita. Sì, signore. È stata una terribile esperienza, Henry. Terrificante. Oh, puoi ben dirla. Ti sentirei debole per tutto il sangue perso. Beh, certo non mi sento un leone. Ecco, Henry, bevi questo. Ti farà molto bene. Dopo faremo le fasciature. Oh, certo è un po' amaro, ma molto efficace. Sir Harry! Bene. Va meglio? Sì, grazie. Oh, è arrivato molto vicino all'occhio, vero? È tutto da questa parte. Bene, bene, bene. Oh, quanto mi dispiace, sono proprio uno sbadato. Era solo un tonico. Sir Harry ha perso molto sangue. Ah, sì? Harry! Harry! Tutto bene, tesoro? Sono contenta. Tornando a casa, abbiamo sentito quell'orribile voce. È salvo, grazie al cielo. Le devo delle scuse, Sir Harry. Ho messo a repentaglio la sua vita. Ma cosa dice? Lei mi ha salvato. È stato l'unico modo per disperdere la nebbia. E mi scuso anche per averle mentito ieri sera. Quando le ho detto che i suoi guai erano finiti, non era vero. Ma ho dovuto farlo perché venisse definitivamente allontanata l'ombra della morte che pendeva su di lei e anche su Miss Beryl. Ma lei allora sapeva... Che sarebbe avvenuto? La persona che ha progettato di ucciderla, Sir Henry, è la stessa che ha meditato l'uccisione di suo zio. Pensava che eliminati entrambi avrebbe ottenuto il dominio dei luoghi e del patrimonio dei Baskerville. Studiando la sua dinastia, scoprì non solo i legami di parentela, ma anche quella sanguinosa leggenda del cane, così l'ha riportata in vita. Semplicemente comprando il cane più selvaggio che ha potuto trovare e nascondendolo poi nella brughiera. Se l'avesse spuntata stanotte, la colpa sarebbe ricaduta solo sul mostro. E nessuno avrebbe mai sospettato di lui. Molto ingegnoso, vero? Si sentiva sicuro che non sarebbero sorte difficoltà per l'eredità di Baskerville Hall e così tutto a posto. È il più straordinario caso di reincarnazione che abbia mai visto. E anche questo l'accusa. Stai pronto. Che nessuno si muova. Jack! Resta dove sei, Barry. È in arresto, Stapleton, per l'omicidio di Sir Charles Baskerville, per quello del forzato e per tentato omicidio di Sir Henry. Lei non mi prenderà, Holmes. Nessuno tenti un gesto o lo spedirò al creatore. Oh, oh, oh. Tante scuse, eh? Ma che sta succedendo? Non l'hai capito? È lui l'assassino. Stapleton, l'assassino. Non andrà lontano. Ci sono poliziotti su entrambe le strade e dall'altro lato c'è la barriera del Green Pen Mile. Mi dispiace, Miss Stapleton. Avrei voluto risparmiarglielo. Bene. Il caso è ufficialmente chiuso, Mr. Harry. Molto interessante per i tuoi studi, Watson. Un cane normale e un genio criminale. E anche un geniale detective. Ho con lei un gran debito di gratitudine. Oh, ma anche noi, Sir Henry. Mr. Holmes, abbiamo sempre avuto una grande ammirazione per lei. Certo, sarà ricordato come il più grande detective del mondo. E io le dico che vederla all'opera e sapere che in Inghilterra c'è un uomo come lei... dà a tutti noi un gran senso di sicurezza.
Che Dio la benedica. Grazie, dottor Mortimer, grazie. Ed ora, dato che ho avuto una giornata molto pesante, vorrei ritirarmi. Ma certo. Buonanotte. 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 Oh, Watson, l'iniezione.